gigante farmaceutico britannico AstraZeneca ha confermato mercoledì che smetterà di vendere il suo vaccino contro il Covid-19, uno dei primi a essere commercializzati durante la pandemia. La ragione principale, secondo l'azienda, sarebbe il calo della domanda, ma AstraZeneca a fine aprile ha ammesso per la prima volta in alcuni documenti giudiziari, nel corso di un procedimento legale a Londra, che il suo vaccino anti-Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L'ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari. I carabinieri della stazione di Pedara, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno svolto un controllo presso una comunità d'accoglienza per cittadini extracomunitari. L'ispezione ha avuto inizio ed è stata portata avanti in tutte le sue fasi con la costante ed efficace collaborazione degli operatori della struttura, che hanno coadiuvato i militari dell'arma nella ricerca di eventuali sostanze stupefacenti, in quanto assolutamente consci dei pericoli che possono derivare dal loro uso. La sede ospita un totale di 38 persone, tutti provenienti dal continente africano e dalla penisola arabica, suddivisi in 15 adulti, tutti uomini, in compagnia dei rispettivi 23 figli minori. I carabinieri, durante la perquisizione, grazie anche al prezioso contributo del cane antidroga del nucleo cinofili, hanno recuperato alcune dosi di marijuana nascoste all'interno dei bagni della struttura. I militari del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 38 anni per evasione e ricettazione. In particolare, intorno alle 8.30, la centrale operativa del capoluogo, a seguito della richiesta di aiuto di una donna, ha inviato una pattuglia nei pressi di Piazza Risorgimento, dove hanno trovato una 58enne di Mister Bianco. La donna, dopo aver denunciato presso la locale tenenza il furto della sua Ford Fiesta, avvenuto in nottata nel garage di casa ubicato nella centralissima via Garibaldi, nel transitare in quella piazza aveva visto la sua auto passare velocemente. I militari dell'arma, acquisite tutte le indicazioni da parte della donna, iniziarono la ricerca del mezzo rubato, pattugliando tutta la zona. Ed infatti l'equipaggio, nel battere palmo a palmo la zona di Nesima, ha visto un uomo a bordo di una Ford Fiesta che stava per svoltare dalla via Palermo verso la via Manzella Fontini. I carabinieri quindi hanno subito sbarrato la strada al conducente, che è sceso dall'auto, è stato bloccato e riconosciuto per un 38enne già noto ai militari perché già responsabile di reati contro il patrimonio e contro la persona, in particolare rapina e resistenza a pubblico ufficiale, per i quali invece avrebbe dovuto trovarsi a casa agli arresti domiciliari. Tratto in arresto l'uomo e poi scattata la perquisizione della tua vettura, a bordo della quale i militari dell'arma hanno inoltre recuperato una bicicletta mountain bike risultata anch'essa rubata in un altro garage, sempre nella via Garibaldi di Mister Bianco. Sia la tua vettura che la bicicletta caricata nel bagagliaio sono state restituite ai legittimi proprietari. Per l'evasione e la ricettazione dei mezzi, il 38enne è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Piazza Lanza. Senz'altro pensava di aver risolto il problema del controllo dei carabinieri a casa lasciando un amico al posto suo, il 33enne catanese detenuto ai domiciliari da Cicatena, che è stato arrestato dai militari della locale stazione per evasione. A riguardo, un equipaggio del nucleo radiomobile dei Ciriali, impegnato nella tarda mattinata in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa che prevede anche il controllo del rispetto degli obblighi a cui sono sottoposti tutti quei beneficiari delle misure di detenzione alternative al carcere, ha effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo, già avvezzo ad uscite non autorizzate, per verificare il rispetto della misura cautelare alla quale era sottoposto per i reati di rapina e detenzione di armi. Il 33enne in effetti non è stato rintracciato in casa, dove tuttavia al suo posto i carabinieri hanno trovato un 30enne straniero, che ha riferito loro di trovarsi in quell'abitazione su richiesta del suo amico, al quale aveva anche prestato la sua auto, una Mercedes classe B con cui si allontanava. Sono quindi scattate le ricerche dell'evaso mediante la perlustrazione delle zone circostanti da parte di tutti gli equipaggi già presenti sul territorio. In tale contesto, i militari della stazione di Acicatena, dopo solo una ventina di minuti, hanno intercettato su via Aldo Moro il 33enne alla guida del Mercedes. I carabinieri quindi gli hanno intimato l'alto, ma l'uomo invece di fermarsi ha accelerato la marcia per sfuggire al controllo. Ne scaturiva un inseguimento tra le vie di quel centro, che aveva termine sotto casa dell'uomo che, dopo aver abbandonato l'auto, cercava di rientrare nel suo luogo di detenzione convinto di aver eluso il controllo dei militari. Qui il fuggiasco certamente non poteva immaginare che ad attenderlo nei pressi di casa vi fosse un equipaggio del nucleo radiomobile che in abiti borghesi attendeva il suo rientro. Il 33enne, pertanto, è stato subito bloccato e quindi arrestato per evasione, provvedimento che l'autorità giudiziaria ha convalidato, mentre il 30enne è stato denunciato per procurata evasione.
Arrivati a Malmo, in Svezia, i cantanti dei 37 paesi che si esibiranno alla Malmo Arena per aggiudicarsi la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest. A rappresentare l'Italia con La Noia, la vincitrice dell'edizione di quest'anno di Sanremo, Angelina Mango. Attesa martedì 7 maggio la prima semifinale. A inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro. L'edizione 2024 si sviluppa in tre serate, le due semifinali in programma il 7 e il 9 maggio e il gran finale sabato 11 maggio.